Nel video di oggi affrontiamo una notizia davvero toccante che riguarda Emilio Fede, storico volto della televisione italiana. Un annuncio che ha lasciato molti con il fiato sospeso è arrivato solo poche ore fa, e desideriamo condividerlo con voi. Ma prima di proseguire, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Prima di continuare con il video, vi interessa ottenere un buono Amazon da 30 euro in soli 5 minuti in maniera completamente gratuita, sicura e veloce? Per riceverlo aprite i commenti e seguite la guida fissata nel primo commento sotto questo video o nella descrizione. Emilio Fede, ex direttore del TG4, oggi si trova in una residenza per anziani, una scelta legata al progressivo deterioramento della sua salute, che ora necessita di cure e assistenza costanti. La sua assenza dalla scena pubblica ha generato molta curiosità, con tanti che si sono domandati cosa avesse spinto il noto giornalista a ritirarsi dalla televisione e dai social media. Tuttavia, nonostante le iniziali preoccupazioni di amici e familiari, le sue condizioni sembrano migliorate rispetto al passato. In questa nuova fase della vita, Fede ha trovato una certa serenità all'interno della struttura che lo ospita, dove può contare su un ambiente tranquillo e su cure mediche adeguate. Un recente video circolato su TikTok ha sorpreso molti dei suoi fan. L'ex direttore, seppur indebolito fisicamente, è apparso in discreta forma, rispondendo con lucidità a domande sulla politica italiana, dimostrando ancora una volta di essere un osservatore attento delle dinamiche del nostro paese. La sua carriera, ricca di successi e controversie, rimane indimenticabile, e tanti lo ricordano con affetto per il suo storico ruolo alla guida del TG4, che ha segnato indelebilmente il panorama televisivo italiano. Anche se ormai lontano dai riflettori, Emilio Fede continua a ricevere l'affetto di chi gli è stato vicino, come confermato da fonti come Dago Spia e Roberto Alessi, che hanno parlato della sua attuale situazione. Nonostante le comprensibili preoccupazioni sul suo stato di salute, gli amici più stretti non smettono di sperare che Fede possa trascorrere questa fase con tranquillità e dignità, circondato dall'amore delle persone care. La figura di Emilio Fede rimane, nel bene e nel male, oggetto di discussione e affetto, e non sono pochi i fan che ancora oggi gli inviano messaggi di solidarietà e nostalgia, ricordando i momenti in cui dominava la scena televisiva. E tu, cosa ne pensi di Emilio Fede e della sua lunga carriera? Faccelo sapere nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato su tutte le prossime notizie.